Oggi è la giornata mondiale del sonno, la World Sleep Day. Come avete dormito stanotte? Male. Ho dormito male come al solito, anzi adesso vado a bermi un caffè. La metà degli italiani soffre di disturbi del sonno, gli oltre 9 milioni soffrono di insonnia cronica. Io sono qui per svelarvi la mia routine per un buon sonno. Decidete sempre l'ora in cui volete andare a dormire per organizzare i tempi. La ricerca dice che dovremmo essere tutti sotto le coperte entro la mezzanotte, così possiamo rispettare i ritmi naturali del ciclo circadiano. Create un rituale. Il mio rituale è semplice: cambiarmi, bere una tisana rilassante con una musichetta tranquilla in sottofondo, sfogliare una rivista o scambiare due chiacchiere tranquille. In camera accendo un diffusore di oli essenziali con fragranze calmanti. È importante rilassarsi prima di dormire per non portare le tensioni nel sonno e dormire agitati. Allora, buonanotte. Evitate di guardare televisione, PC, tablet, smartphone almeno 30 minuti prima di dormire. Gli schermi producono una luce blu che allerta il sistema nervoso e disturba il sonno. Fate una lista delle cose da fare per il giorno dopo. Ma se le devo fare domani, perché devo pensarci prima di dormire? Per evitare di svegliarsi con l'ansia di non ricordarsi tutti gli impegni. L'ansia rovina il sonno, anche se non ce ne accorgiamo. Gli studiosi hanno scoperto che il cervello durante la notte mette in ordine la memoria, se le cose da fare invece vi mettono ansia. Fai un elenco delle cose che hai concluso oggi. È anche un ottimo modo di fare pace. Bisogna chiudere con la giornata che sta per finire. Prima di addormentarvi, esprimete gratitudine alla vita per tre cose diverse ogni giorno. Allora io sarò grata perché avrò il mio meritato riposo finalmente. Brava! E fatelo anche voi, amici. Il lato B è il lato del sonno. Le ricerche hanno dimostrato che dormire non serve solo a riposarci. Il sonno di notte rimette a posto quello che di giorno la vita ha scompigliato nel nostro corpo. Le attività di una giornata sono divise in tre cicli di 8 ore ciascuno. 8 ore per il lavoro, 8 ore per fare le proprie cose e 8 ore per dormire. Ma dormire bene permette di fare meglio le altre attività. È il vero segreto della salute. Nel mio sito, all'indirizzo riportato qui sotto, trovate lo schema per organizzare la vostra routine della buonanotte con una infografica sulle ore di sonno raccomandate dall'OMS per ogni fascia di età. In descrizione trovi link ai miei libri ed ebook. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale. Il mio scopo è divulgare. Per saperne di più, leggi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, attiva le notifiche, condividi. E grazie per aver guardato questo video. Ciao!